Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'analisi Forex del 9 settembre in collaborazione con il broker Top FX, dove vedete lì il logo che gira. E questo è il sito, nella descrizione sotto di questo video trovate proprio il link anche del sito dove ci sono anche i webinar. E l'ultimo è qui, quello più il prossimo in ordine cronologico, 21 settembre, grande evento Top FX e BPFX presentano quello che è il sistema didattico operativo. Inoltre, sotto, sempre nella descrizione di questo video troverai anche un link di un gruppo Telegram dove si parla di copy trading, perché una delle piattaforme di Top FX è la C-Trader. Eccola qui, andiamo a vedere dove c'è la possibilità di copiare, praticamente replica tutte quelle che sono le operazioni che fanno gente, traders di tutto il mondo che si propongono, e anche voi volendo potete essere un fornitore di strategia. E c'è il gruppo su Telegram gratuito, il link è sotto, ripeto, dove ci sono alcuni fornitori, dove ci sono molti utenti traders che si confrontano tra di loro e hanno la possibilità, si consigliano magari quali seguire, quali strategie seguire. Qui ci sono tanti parametri, nel gruppo ci sono anche le registrazioni, un manuale, un manuale come usarle, insomma, come poter avere al meglio capire al meglio quelle che sono le funzioni di questo copy trading. Insomma, andate sul gruppo Telegram e vedrete. Forex, ieri, se ricordate, in questo momento intanto andiamo a vedere il dollaro index. Eccolo qua, sotto il grafico a un minuto, sopra il grafico di tendenza giornaliera Kinashi, che ci dice ancora un trend a rialzo. E guarda caso che coincidenza, siamo arrivati al tocco della resistenza 93,64. In questo momento siamo sui minimi, aperto da poco Wall Street, e cede qualcosa il dollaro index, ma ancora il trend resta saldamente al rialzo a favore di dollaro americano. Questo quindi è il paniere del dollaro contro le valute più importanti, soprattutto tra queste c'è euro-dollaro, che è una situazione analoga, però ha capovolto il grafico, lì era al rialzo, vedete, qui al ribasso, e qui è 1,1736. Vediamo se tiene questo livello. Domani c'è il meeting della BCE, lo seguiremo con un evento in diretta YouTube, e vieni nella Trading Zone, la community, dove ci sono anche dei buoni Amazon per gli utenti che più attivi, ogni giorno 20 euro. E l'euro in questo momento, andiamola a vedere, primo piano per il grafico, siamo a 1,1812, poco fa toccato 1,1824 e adesso qui resta ancora rosso comunque il trend, quindi a favore di dollaro americano, così come su dollaro contro franco svizzero, sebbene adesso sia in calo dello 0,30%, ma è ancora verde Kinashi. La sterlina che scende, siamo sotto 1,30, addirittura toccati 1,2885, quasi 100 pips, una figura sopra i minimi, ma il trend resta ancora decisamente al ribasso con la nuova proposta di legge di Boris Johnson che va ad annullare buona parte degli accordi Brexit firmati ad ottobre, soprattutto quelli inerenti al protocollo dell'Irlanda del Nord, e si allontanano ancora, già sono usciti gli inglesi, adesso le distanze aumentano e la possibilità di una hard Brexit, un'uscita senza deal, ed ecco perché ci sono le vendite sul cable in questo momento 1,2973, dollaro yen a 106,20, ma ha preso un andamento laterale senza un trend definito, mentre le commodity currency, ovvero quelle la cui economia dipende principalmente dalle materie prime, a cominciare dall'australiano, sta recuperando tantissimo lo 0,90, ma il grafico Kinashi dice ancora non è sufficiente per parlare di inversione. Buono anche il recupero del dollaro neozelandese contro quello americano, il kiwi, come viene chiamato questo cambio, e siamo adesso a 0,6669, ma ancora le candele rosse sono piuttosto corpose e pronunciate. Ci vorrà quindi un po' per vedere una possibile inversione. Sto già mostrando quello che è il grafico di USD CAD, dove vedete l'orario 15:41, mentre sto registrando questo video alle 16 ci sarà il meeting della Bank of Canada, non sono attese variazioni ai tassi, però come sempre è un appuntamento che può portare della volatilità sul mondo della valuta di riferimento, in questo caso quindi il canadese. E si chiude qui questa analisi video Forex. Ci vediamo domani. Grazie, buon proseguimento di giornata.